Winter può andare largo sulla destra per Sule, la mette in mezzo per Barbieri. Barbieri vuole il cross, grande dribbling di Barbieri. Barbieri in mezzo il pallone verso Sekulov. Il pareggio della Juventus Under 23 con il primo gol da professionista di Nicola Sekulov. 40° minuto sul cronometro. Juventus Under 23 1, Triestina 1, Nicola Sekulov. Qui Barbieri, grande giocata sulla scivolata di Iotti, poi palla in mezzo, assolutamente da spingere in porta per Nicola Sekulov. 1-1. Sekulov prende il pallone, parte palla al piede. Sekulov, attenzione, di fronte due uomini. Sekulov ancora, punta la porta. Sekulov, grande azione. Sekulov! Un cost fantastico, quello di Nicola Sekulov. La Juventus è in vantaggio. Gol pazzesco del numero 7 della Juventus. Siamo avanti noi con un capolavoro balistico di Nicola Sekulov. Balistico perché a tu per tu con il portiere non è andato a sbagliare, è rimasto freddo. Qui Pisano è indietreggiato, lui è andato a puntarlo, è andato a saltarlo di netto. E poi Sekulov davanti al portiere è andato a freddarlo facilmente. 1-0 per la Juve. Leone largo per Barbieri, Barbieri buon dribbling, Leone gioco di gambe, Leone ancora alza la testa, Leone gran giocata per Kudryk si vuole girare, il tocco per Sule largo dall'altra parte, Zuelli, palla morbida dentro per Leone, attenzione, Leone vuole cross, la mette in mezzo per Sekulov, il pareggio della Juventus Under 23, Nicola Sekulov, è una sentenza, 38 minuti sul cronometro, Juventus 1, Seregno 1, Nicola Sekulov, grande azione di Leone sulla destra, Sekulov la mette in porta e qua rivediamo la palla tra le linee, pensavano fosse fuori gioco, invece non lo è, Pepe Leone cerca e trova Nicola Sekulov, si addormenta la retroguardia lombarda, 1-1. E questo è un gol importante nell'economia di questa partita perché abbiamo sofferto molto fino ad ora. Barbieri largo sulla corsia, Mancina, attenzione, dentro il pallone batte ribatti con Sersanti, vuole il cross in mezzo, attenzione, Sekulov! La doppietta è servita e la Juventus è in vantaggio, 72° minuto, ancora lui, ancora, Nicola Sekulov, 2-1. La Juve l'ha ribaltata con grande cuore, con grande grinta. Sekulov ha fatto due gol identici, facendosi trovare al posto giusto, nel momento giusto, a rimorchio ancora una volta. Qui il dialogo con Barbieri che scappa via a sinistra, lo sa perfettamente che all'altezza del dischetto c'è la possibilità del rigore in movimento per Nicola Sekulov, che ha firmato la sua prima doppietta da professionista con la maglia della Juventus Under 23. Nel primo gol assist di Leone, nel secondo di Tommaso Barbieri. Sersanti porta il pallone, va da Sekulov, un pallone un po' timido, Sekulov se lo porta avanti, ancora Sersanti al limite, attenzione a Sersanti, per Sekulov! Renate 3, Juventus Next Gen 2 all'86° minuto, reazione bianconera. Hanno duettato per 50 metri, Sersanti e Sekulov, e poi freddo, sotto porta, a battere Drago. Prova a ripartire la Juventus, può ripartire con Nicola Sekulov, Sekulov è velocissimo, attenzione perché non lo prendono, Sekulov ancora, Sekulov a costo costa, Sekulov! È un gol fantascientifico, quello di Nicola Sekulov, si è fatto 70 metri, palla al piede e la va a mettere all'angolino, questa è la sua specialità della casa, non lo faceva da un po', è tornato a farlo e ne siamo felici. Gol fantastico. Veramente un gol fantastico quello di Nicola Sekulov. Come la tocca per metterla in porta. Nicola Sekulov. Veramente un coast to coast fantastico. A che ancora? A che largo? Su Besaggio. Besaggio punta la porta. Besaggio raso terra verso Sekulov. Sekulov! Il secondo gol in campionato di Nicola Sekulov, 46° minuto, Juventus Next Gen in vantaggio, eccolo qua, il gol del 7, 1-0 per noi, perfetto Nicola Sekulov a mirare l'angolino, a lasciare fermo Drago, il gol del 1-0 in realtà, bravissimo Nicola Sekulov a ricevere da Besaggio, andiamo a vedere, Besaggio ha visto con la coda dell'occhio Nicola Sekulov, stop,
dribbling, palla sul destro, Esposito tagliato fuori dalla conclusione di Nikola Sekulov. Seconda rete, come detto, in campionato per lui. E allora parte benissimo la Juve. Besaggio in avanti, Pecorino, ottima sponda per Mulazzi che entra in area, Mulazzi per Sekulov ed è gol, il pallone è entrato, pareggia subito la Juve al 49esimo minuto con un destro perfetto di Nikola Sekulov. C'è stata sicuramente anche una deviazione, ma quello che conta è che il pallone poi sia entrato. Compagnon va via, poi Sekulov scambia ancora con Compagnon, il pallone di ritorno per Sekulov. Sekulov al 45esimo fa gol la Juve, 0-1, stappa la partita Nikola Sekulov. Un'azione stupenda dei bianconeri, stupenda, e siamo avanti allo scadere dei minuti regolamentari. Andiamo a vedere che bello scambio tra Compagnon e Sekulov, pallone di ritorno del 10 e il 7 buca Chiorra con freddezza, con il destro, spiazzandolo e fa 1-0, bellissimo tutto. Quest'anno ha già segnato 21 gol tra tutte le competizioni in 37 partite. Sulle per Sekulov, Sekulov! Nikola Sekulov con un tocco dolce dolce ci porta avanti al 19esimo minuto e adesso è tutto in equilibrio. Guardate qui che pallone tra le linee, poi Sekulov accelera e scavalca con un tocco dolcissimo Jakobucci e fa 0-1 al 19esimo. La Juve passa avanti e stappa la partita. Da vedere e rivedere questo gol di Nikola Sekulov. Buona palla per il solito Luis Asa che si fa trovare dietro l'attacco. Asa per Sekulov, imbucata, c'è Rowi, Rowi di tacco, grande azione, Sekulov vuole sfondare ancora, Sekulov, destro! Super gol! Sekulov, eccolo, il primo gol in campionato del numero 44, di carattere la Juve, raggiunge il 2-2. Tacco di Rowi, caparbietà e classe nel gol di Nikola Sekulov, se la giusta per il tiro a giro. A fulminare Perucchini, rischia di perdere palla qui la Torres, gran recupero, il tocco per Sekulov che calcia in porta, vantaggio Juventus, Nikola Sekulov al primo pallone utile porta in vantaggio la Next Gen, secondo gol in questo campionato per Sekulov, stop e tiro all'angolino davvero ben piazzato. Chiude Bellodi, ma non è ancora finita perché c'è Perotti che mette in mezzo, Sekulov, aggancio e destro! Altro bellissimo gol della Next Gen che sul tramonto del primo tempo fa tris con Nikola Sekulov, 3-0. Calcia col sinistro Rowi, palla che arriva fuori area, Sekulov! Pareggia la Juventus con Nikola Sekulov, raccoglie dal limite dell'area, spara in porta, 1-1. Cerca di ribaltare, ci arriva la Juve. All'indietro Asa, non c'è, vuole farsi perdonare, va fino in fondo, palla per Sekulov, pareggio immediato, Nikola Sekulov, 1-1, che iniziativa di Josep Nonge che dopo l'errore sul gol del Pineto fa un assist stupendo per Sekulov che non sbaglia, è parità.
È durato meno di un minuto il vantaggio dei padroni di casa. Nonge serpentina, slalom gigante, tocco per Sekulov e poi è lui stesso il belga ad andare a riprendere il pallone. Savona mette un cross, prova la girata a Sekulov, secondo tentativo, Nikola Sekulov al volo pareggia la partita 1-1, minuto 36, zampata del 44 e sesto gol in campionato per Sekulov. Savona, Nonge riceve, 1-2 con Guerra, Nonge dentro per Savona, posizione regolare, cross in mezzo, Sekulov raccoglie! Nikola Sekulov, pronti via, Next Gen in vantaggio con il 44, ammutolito l'Adriatico. A raccogliere un pallone vagante in area, a scaraventarlo in porta. Grande azione centrale tra Nonge e Guerra. Savona prova a metterla dentro, respinta corta, Sekulov, stop e via. Plizzari riesce solamente a toccare. Juventus che va subito in vantaggio con Nikola Sekulov. Settimo gol in questa stagione dopo i 6 in regular season. C'è anche la deviazione di Mezic. Juventus con il piede sull'acceleratore. E parte fortissimo. Faremo tutto il possibile. Bel lancio di Muaremovic. Palla per Savona. Il tacco. Bangula. Palla che rimane lì. Arriva il vantaggio. Il vantaggio della Juventus. Nikola Sekulov al minuto 18. Sblocca la sfida. 0-1. Siamo ancora vivi. Ci voleva l'episodio giusto. Prima. Nella fine del primo tempo Juventus che lo trova al minuto 18, questo lancio lungo, ci crede Savona, tacco per Bangula che riesce a coordinarsi, Sekulov la spinge in porta, non ci sono dubbi, il pallone è entrato, Jonas Rui cerca un buon pallone verso Sekulov che scatta in posizione regolare, Sekulov 1-1, Nikola Sekulov. Rimane giù la bandierina, la Juve c'è e come, bisogna crederci, 1-1. Gran palla di Jonas Rui con Sekulov che attacca la profondità con i tempi giusti, trova il terzo gol nei playoff.